Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale o bentornati nel mio canale con un nuovo video. Oggi sono qua per mostrarvi la terza parte della collezione dei miei gioielli, che è la penultima, perché l'ultima sarà appunto dedicata agli orecchini. Innanzitutto, prima di iniziare il video, voglio augurarvi in ritardo tanti auguri di buona Pasqua. Scusate se in ritardo, ma appunto ieri avevo fatto un video che ho pubblicato oggi, non pensando appunto l'avessi pubblicato oggi proprio nel vero senso, e quindi mi sono dimenticata di farvi gli auguri nel video. Cioè, in realtà non è che mi sono dimenticata, ma appunto non avrei pensato di postarvelo, però fa niente, ve li faccio in ritardo, scusate. Detto questo, comunque vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella che trovate qua in alto a destra, di lasciare un bel like a questo video e un bel commento che io vi rispondo e vi leggo. Detto questo, iniziamo con il video. Allora, vi mostro. Sì, ora guardate che l'ho perso, No, perché dovete sapere che sono un casino totale, ma tranquilli, non ho perso niente. Vi mostro un ciondolo molto importante per me, che appunto inizio con questo, che è a forma di colomba ed è davvero carino. Poi vi mostro quest'anello con la stella. Io vado pazza degli anelli, solo che questo tra l'altro me l'aveva regalato mia cugina, perché appunto aveva una collezione che non usava più. Però di anelli anelli non ne ho tanti, anzi non ne ho proprio, quindi devo assolutamente rifornirmi. Tipo vado in un negozio e lo svuoto di anelli, ecco. Poi ho questo bracciale con l'infinito che è elastico. Praticamente dove li ho presi vi dico, ve li dico quando lo so, perché questi sono tutti regali e davvero non saprei proprio, però comunque penso che bancarelle o sì, più bancarelle che altro li trovate sicuramente. Una cosa che posso dirvi di sicuro è che non sono gioielli di marca, ecco, tipo Strohli, Pandora, queste cose, quindi sicuramente in bancarelle nelle fiere o in montagna li trovate di sicuro. O anche quelle non gioiellerie, però tipo quei negozi dove vendono tipo i gioielli un po' così particolari, ecco, sicura. Comunque poi ho un bracciale bianco con lo stemma della Juventus. Non metto fuoco, vabbè, come sempre. Poi ho questa collana particolare che mi ha regalato la mia vicina di casa per la mia cresima, mi sa, e praticamente ha una bambolina molto carina, praticamente alle scarpette, alla borsa, ha un vestito a pois e anche una maglietta, appunto. E poi niente, la collana è tipo lunghissima, quindi sì, certo, così scende così, ma è carina, Anzi, penso che vadano di moda queste collane. Poi ho una collana semplice bianca, questo perché appunto le prendo. In verità la prendo, ne prendo una e la cambio con i diversi charm che ho, appunto, così posso decidere io un giorno di mettere un charm e l'altro di cambiarlo, appunto. Poi ho questa collana, appunto, con l'elastico blu e un cuore. Questa l'ho trovata dentro un cioccolatino che è calma, quello che ha le frasi, ecco. Non mi viene, ma se mi viene a fine video ve lo dico, Poi ho questa collana che ha praticamente la metà e qui c'è scritto Bie e Frie e l'altra è la mia migliore amica, appunto, End, cioè l'altra metà della collana e del cuore, ecco. Poi ho una collana con un cuoricino, poi sempre una collana a metà, aspettate, rosa, però questa è meno rispetto all'altra perché appunto questa collana la condivido con due persone, non con una. Poi
Comunque io amo mostrarvi i miei gioielli. Vi giuro che siccome me ne regalano talmente tanti perché sanno che io sono un'appassionata di gioielli, ve li mostrerò tutti, ecco. Comunque mi sono dimenticata, ma in verità ne ho altri, ragazzi, quindi vi farò un altro video. Che sono gioielli un po' noiosetti, però carini. Se poi io sto collana con le stelle che si è ingarbonita tutta, io non riesco a toglierla però con le stelle, ecco. E quella me l'ha presa mia mamma a Genova in un negozio. Non so dove, però. Me l'ha regalata anche quella. Però era un negozio a Genova. Ma tranquilli, non è di marca. Poi ho la collana rosa con la mia iniziale M con i brillantini. E questa me l'hanno regalata in terza media alle insegnanti quando appunto dovevamo. Era la fine della scuola, ecco. Poi ho questa collana con un cuore blu e l'elastico blu che ho preso a Venezia a Murano. Invece questa blu, aspettate, aspettate. Ok, questa blu con l'elastico blu, sempre con la mia iniziale, come che ho preso sempre a Venezia, però a Murano, che è un'altra isola di Venezia. Perfetto, dai. Il mio piede. Ragazzi, oggi me ne succedono di ogni, ecco. Comunque, riesco a mostrarvi qualche altro gioiello visto il tempo. Vi dico che gli altri sono un po' più, sono molto diversi. Comunque, questo bracciale, che in verità ho preso da mia mamma, che ha le perline rosa. Quindi sono proprio antichi, ecco. Vabbè. Poi ho questo bracciale con stemma appunto della donna con scritto sono birichina ed è molto bello perché sembra tipo quasi tessuto ed è pois. Poi ho il mio amore con i charms che è di Pandora, però l'ho preso tipo tantissimo tempo fa, quindi appunto è molto diverso, ora è molto più rivoluzionato. Poi ho questo bracciale che penso di aver trovato in qualche confezione delle Barbie, qualcosa del genere. Che ha tutte le perline rosa, appunto. Poi. Questo bracciale che ha tutte le palline colorate. Li mostro molto velocemente perché appunto non hanno niente di che. Poi un altro con il mio nome. Questo me l'hanno fatto i miei genitori, mentre quello che vi ho mostrato l'altra volta me l'aveva fatto la mia famiglia. Poi ho questo molto particolare, che, cioè, questi bracciali sono di quando ero piccolina, che me li scambiavo con le mie amiche, ecco, vedete anche questo. Poi, cos'ho? Ho tipo questi colorati, uno col cuore, l'altro che cerchi, da piccolina me li mangiavo anche. Ma dettagli, potevo anche non dirlo questo dettaglio perché è davvero scandaloso. Poi ho questo bracciale che trovavo nelle bustine tipo in edicola, questo un po' strano, vedete sono tutti strambi, questo che facevo tipo con la mia macchinetta per fare i bracciali, questi sempre tipo in edicola li trovavo nelle bustine. Poi questo e questo sono della Barbie. Vedete, hanno lo stemma della Barbie. Se ve lo giro, forse lo vedete. Ecco, sono uno rosa, l'altro con le perline colorate. Insomma, ragazzi, vi ho mostrati davvero tutti. Poi, come potete vedere, comunque gli ultimi non hanno niente di particolare. Sono gioielli di quando ero piccolina. Però ci tengo tanto qui a loro, quindi li tengo. Insomma, fatemi sapere se voi amate come me i gioielli, qual è il vostro gioiello preferito, se ne avete tanti, qual è insomma la marca che preferite, dove le andate a comprare più spesso. Fatemi sapere qualcosa su di voi e riguardo ai gioielli che io vi leggo tra i commenti. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel mio canale per il prossimo video. Ciao!